Grazie, scusate il ritardo. Abbiamo avuto una serie di riunioni. Vi voglio informare delle decisioni prese dal Consiglio federale della Lega che si è tenuto alle 14. Abbiamo analizzato la proposta di bilancio 31 dicembre 2012 e, contrariamente a quanto è avvenuto finora, che il Consiglio federale prendeva atto del bilancio così come veniva fatto, io ho voluto farlo in due tappe: l'illustrazione oggi con il confronto e alcuni interventi di commento. È stato approvato una bozza di bilancio che viene sottoposta adesso alla verifica del collegio sindacale e tornerà per l'approvazione definitiva e della società di revisione, tornerà per l'approvazione definitiva il 31 maggio. È un bilancio molto, molto severo, perché si mette in prospettiva, che io condivido, di avere zero contributi pubblici all'anno prossimo, zero finanziamento pubblico, zero rimborsi. Dobbiamo essere in grado di gestire il movimento con le nostre forze e con le nostre risorse. È un bilancio molto ambizioso, questo consuntivo, ma tiene conto, appunto, non è il preventivo, ma che tiene conto di questa prospettiva anche nella costruzione del bilancio consuntivo. Quindi la sfida che abbiamo, di cui ho parlato oggi al federale, è come fare in modo che da qui in avanti la Lega possa contare sulle proprie forze. E per questo abbiamo deciso una serie di iniziative per riorganizzare il movimento in tutte le nazioni, in tutte le regioni, con una valutazione della struttura organizzativa e tutti i necessari interventi per garantire la continuità dell'azione politica, anzi il rafforzamento dell'azione politica, ma con una struttura che sia in grado di automantenersi. Per fare questo, una serie di misure saranno adottate che dovranno potenziare l'azione sul territorio, perché il principio è quello dell'autofinanziamento. Non vogliamo soldi da parte di nessuno, dalle industrie, dalle società. Vogliamo soldi dai militanti, chi si iscrive al movimento e la capacità che dobbiamo sviluppare di autofinanziarci attraverso, per esempio, le feste. Siamo l'unico movimento politico che può farlo ed è la differenza, per esempio, rispetto al movimento di Grillo, i grillini, che parlano tanto ma poi si fermano lì. Noi siamo in grado di fare le battaglie vere e di sostenerle anche dal punto di vista economico. A proposito di battaglie vere e di grillini, il tema dell'immigrazione, secondo punto: mentre di là si blatera senza sostegno popolare a queste cose, noi sostegno popolare l'abbiamo cercato e l'abbiamo ottenuto. In questi due giorni abbiamo riempito le piazze con i gazebo, oltre 1000 gazebo, nonostante il tempo infame, che hanno coinvolto oltre 10.000 militanti in tutte le regioni e abbiamo raccolto più di 100.000 firme su proposte contro lo Ius Soli e per mantenere il reato di clandestinità. L'iniziativa ha avuto grande successo, in molte regioni sono finiti i moduli, per cui la continueremo nel prossimo weekend, per l'obiettivo di superare le 300.000 firme per portarle poi a Roma in Parlamento e per garantire che sul tema della lotta all'immigrazione, del contrasto all'immigrazione clandestina e il contrasto alla criminalità, la parola rimanga quella nostra, quella della Lega, e cioè rigore nell'applicazione delle regole, contrasto al crimine e piena accoglienza per chi viene in regola per lavorare. Continueremo con questa mobilitazione che è molto piaciuta ai militanti, che è tornata in piazza, e quella è la nostra dimensione. Noi ci vogliamo stare non per fare manifestazioni di protesta una tantum, ma per coinvolgere i
cittadini su temi concreti. È la nostra caratteristica che vogliamo rafforzare ed enfatizzare. Ci rendiamo conto che in questi ultimi mesi il contesto è cambiato, il quadro politico, come si dice, è mutato, c'è un'iniziativa in corso che è rappresentata da questo governo e da questa inedita maggioranza che noi guardiamo non con pregiudizio ma sottolineando le cose positive, poche, e le cose negative, molte, che il governo ha fatto, sottolineando con la libertà di chi può dire le cose che dice senza vincolo di maggioranza. Abbiamo detto che il governo ha fatto molto male sull'IMU perché è una semplice proroga, una presa in giro. Abbiamo detto bene delle iniziative del ministro Alfano sulla sicurezza, bene ha fatto a mandare risorse aggiuntive a Milano. Domani ci sarà un incontro in prefettura su questo tema a cui parteciperò anch'io. Dirò al ministro Alfano, darò la disponibilità alla regione ad effettuare un monitoraggio di tutte le necessità che riguardano tutte le province lombarde, non solo Milano, per garantire un intervento adeguato da parte del Ministero dell'Interno. Proprio per adeguare anche l'azione della Lega a queste novità che ci sono, abbiamo deciso anche una serie di iniziative di organizzazione interna. Abbiamo costituito il comitato esecutivo previsto dallo Statuto e ho chiamato a far parte di questo comitato esecutivo i segretari nazionali Salvini, Tosi, la Sonia Viale, oltre al segretario presidente Io Bossi e Calderoli, che è il coordinatore delle azioni sul territorio. Questo comitato esecutivo avrà tutti i poteri previsti dallo statuto tranne l'approvazione dei bilanci e le norme, cioè la gestione ordinaria e straordinaria. E proprio per rafforzare anche l'azione sul territorio ho nominato due vice segretari, Flavio Tosi e Matteo Salvini, sono i nuovi vice segretari federali in sostituzione dei tre precedenti da oggi, e quindi i due nuovi vice segretari federali che avranno la responsabilità accanto al segretario nazionale della gestione della Lega da qui in avanti. Ho infine ribadito la mia disponibilità e la necessità di procedere alla riorganizzazione e anche alla definizione delle nuove leadership all'interno del movimento, e penso che ho annunciato al Consiglio federale la mia intenzione di convocare il Congresso federale la prossima primavera, la primavera dell'anno prossimo, per garantire la continuità dell'azione politica, intensificando nel frattempo l'azione sul tema della macroregione, i tre governatori, che è per noi l'obiettivo politico strategico. Per ottenere tutti quei risultati ritengo utile concentrarci su questo tema, ma garantire anche il necessario ricambio che potrà avvenire, se il Consiglio federale lo deciderà, in un congresso straordinario da tenersi nella primavera del prossimo anno. Questi sono i punti principali. E c'è stato un bel dibattito, un grande e articolato dibattito, molto positivo, senza quei toni a cui eravamo stati abituati. Direi che con le ultime vicende, le espulsioni, i provvedimenti disciplinari, possiamo dire conclusa questa fase,
si è conclusa la scorsa settimana con il comitato di garanzia che, come sapete, ha approvato, ha accolto alcune richieste di espulsione, ma ha fatto rientrare nella Lega anche tanti militanti. Oggi si apre una fase nuova, si chiude definitivamente la brutta pagina dei conflitti interni in conseguenza di tutti i problemi che la Lega ha avuto in questi ultimi mesi, e da oggi, con questo nuovo assetto di governo all'interno della Lega, guardo il futuro con ottimismo. Si apre una pagina nuova, una sfida importante che però si realizza oggi davanti a un quadro politico che si è stabilizzato con il governo. Non ci sono più punti interrogativi o incognite da svelare, è tutto chiaro, e quindi la nuova organizzazione della Lega tiene conto di questo, e da oggi partiamo con maggiore intensità rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Io concluso. Dio non voglia, perché potrebbe anche essere. Secondo me ci saranno anche le politiche l'anno prossimo. Ci sarà un Maxi Election Day. Le elezioni europee erano previste per l'8 di giugno, sono state invece anticipate il 25 maggio, il che rende possibile la contemporaneità con le elezioni amministrative. L'anno prossimo c'è il turno generale, sono migliaia i comuni che vanno al voto. Secondo me c'è un'altissima probabilità che ci siano anche le elezioni politiche tutte assieme il 25 maggio, e allora diventa davvero il Big Bang. E se è così, il congresso bisogna farlo prima delle elezioni. Ho intenzione di farlo prima. Ovviamente il congresso è per per eleggere il segretario federale della Lega, certo. Consuntivo. Questo è il bilancio consuntivo 2012, che tiene conto dei soldi che abbiamo ricevuto, ovviamente. Abbiamo messo delle appostazioni come fondi di riserva, tagliando alcuni costi in previsione appunto della riduzione di risorse che si avranno nel 2013. La segreteria federale è segreteria federale. Noi abbiamo una rappresentanza rigorosa, rappresentanza del territorio, delle nazioni nel Consiglio federale, okay? E le consigli nazionali con la segreteria federale, dice lo statuto, i segretari li sceglie il segretario federale per fare sviluppare la politica federale, non deve tener conto della rappresentanza territoriale, se no fa un duplicato del Consiglio federale. E io ho scelto due persone che sono giovani, che hanno l'ambizione e possono avere in futuro l'ambizione di guidare, che hanno le capacità, secondo me, di guidare la Lega. Non sono solo loro due, perché chiunque potrà candidarsi a fare il segretario federale naturalmente, ma sono due che valgono e su cui io voglio investire, perché hanno dimostrato anche recentemente di sapere il fatto loro, di essere leali al 100% con me, col segretario federale, di condividere le mie visioni e le battaglie politiche. Quindi sono due di cui mi fido, sono due leghisti doc, sono due su cui voglio costruire la Lega del futuro. Non solo su loro due, ma loro due poi che svolgono un ruolo da protagonisti accanto a me nei prossimi mesi. Ma secondo lei la Lega è pronta per un segretario eletto? La Lega è pronta a tutto. Grazie.